Un abbraccio per tentare di tornare alla normalità, una normalità certo ancora relativa, ma pur sempre normalità. Dopo 2 anni di Covid ci si ritrova sui banchi di scuola anche in provincia di Pescara, senza mascherine, sempre puntando, assicura il presidente della provincia De Martinis, però sulla sicurezza in base alla evoluzione della situazione. C'è grande entusiasmo, come volersi lasciare alle spalle una situazione da film di fantascienza di cui speriamo che l'epilogo sia a lieto fine. Riaprono dunque gli istituti superiori in provincia di Pescara, la maggior parte seguirà la settimana corta, alla luce di quali prospettive il presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis. Il futuro è assolutamente roseo, il presente in realtà ha delle criticità che comunque stiamo cercando di superare al meglio. Già dal mese di giugno ho riunito tutti i dirigenti scolastici al fine di consentire ai ragazzi di rientrare in sicurezza, insomma nel miglior modo possibile nelle scuole, ma anche per adottare delle soluzioni che in questo periodo appunto tendono a superare delle criticità, prima tra tutte la crisi energetica che ha messo a dura prova insomma gli enti come la provincia, ma come le scuole stesse. E con i dirigenti abbiamo in qualche modo ragionato l'introduzione su tutto il territorio della settimana corta, e devo dire che al di là del Tita Acerbo che non ha aderito, tutti gli altri hanno in qualche modo dato seguito a quello che era stato un mio invito, e in modo tale da risparmiare sia da un punto di vista energetico ma anche limitare l'inquinamento atmosferico. Ma oltre queste soluzioni ce ne sono ovviamente tante altre riguardanti il numero di iscritti, che in alcuni istituti è stato superiore a quello dello scorso anno, e anche qui abbiamo trovato delle soluzioni alternative a quelle che erano negli anni scorsi portate avanti, anche ricorrendo a strutture esterne, a affitto di strutture esterne con qualche sacrificio economico in più. E a proposito, il presidente De Martinis parla dell'arrivo di fondi provvidenziali per nuovi istituti. Abbiamo 66 milioni di euro da spendere, sia per la sistemazione e la messa in sicurezza degli istituti esistenti, ma anche per la nuova edificazione, che darà spazi importanti al territorio da un punto di vista scolastico. Nei prossimi 3-4 anni avremo sul territorio provinciale alcuni istituti che risulteranno strategici per il funzionamento di alcune scuole. E per superare qualche polemica che si è registrata in qualche istituto della provincia. Come ad esempio al MIBE, prima campanella per studenti, docenti e personale ATA della provincia di Pescara, con l'augurio di un buon anno scolastico, un buon anno davvero.